capirai. Sì, ma tutto giallo qua. Il genere giallo. No, Daniele Russo. Daniele Russo. Sono spia. Io ho cercato di corrompere Vincenzo Saccone, ma niente. Non c'è stato verso. La policy della Virgilio è l'onestà e la serietà. Sì. Che pica è migliore. Allora Daniele, come l'hai vista questa partita? Bella partita sudata, molti errori arbitrali, l'arbitro l'ho visto un poco... Moscio. No, proprio di carattere, però c'era bene, particolarmente nervoso. Ecco, intervistiamo Massimo, questo senza voce. Perché stavi così nervoso? Perché ci tenevi tanto? Massimo, come si chiama Pagliaro, quando fa lui l'arbitro, io non vengo più. O avevi qualcosa, o avevi qualcosa contro Cesidio? Intervistiamo il campione! Massimo, questa partita l'ha detto al presidente, al mio presidente Virgilio. No, presidente, c'è solo un presidente. E Francesco, come l'hai visto? Francesco, quel body shaming gli ha fatto bene. Oggi è corso, ha imprecato. Ma ha fatto gli screen, Francesco. Un po' aggressivo, direi. Violento. Secondo me questo body shaming l'ha reso un po' nervoso. L'ha infastidito. Arbitro avuto 8. Perché ce l'avevano tutti con te? Ce l'avevano tutti con me, ma senza motivo. Aspetta, consegna a Mago. La consegna ufficiale della coppa da parte del vicepresidente al campione del momento. Un attimo. Anzi, inquadriamo bene la coppa. Bellissima. Riciclata. No. Ma non è stata una coppa. Comprata a un mercatino dell'usato. Bellissima. Allora, consegniamola. È arrivato il momento. No! Poi ci faccio un po' di effetti su TikTok. Speciale al vincitore morale del torneo, miglior giocatore del torneo, al di là dei punti, Vittorio. Grande Vittorio! Una crescita non indifferente. Un premio al fair play. Grande. Che ne pensi di questo premio? Sei emozionato? Deve essere il secondo anno, già è passato tanto dove sono arrivato. Va bene così. L'anno prossimo allora punterai alla vittoria. Sicuro. L'anno prossimo si vedrà. Okay. Complimenti Vittorio. Adesso partiamo con il torneo estivo, un torneo che prevede una nuova formula. No, non giocherà Francesco Bene. Perché deve fare il lido e il ristorante. E deve perdere un po' di chili, ragazzo. Però veramente. Però io volevo dire così, non ci dobbiamo arrabbiare, perché questo è un gioco, ci conosciamo tutti, dobbiamo essere noi gli arbitri di noi stessi. Giusto, okay? Che belle parole. Gio, anche tu qualche parola di incoraggiamento per questi ragazzi? Continuate così, state sulla buona strada. Grazie. E voglio dire soltanto una cosa a Luca e Daniele, che all'inizio stavano rischiando di mettere in discussione una grande finale. Devono stare un po' più calmi. Bravo, belle parole. Calma e sangue. Eccolo lì, già sta chiamando ai procuratori per far modificare il risultato. Secondo me va modificato il risultato. C'è qualcosa che non va, qualcosa che non quadra. Sì, proprio nervoso.